Dire Aston Martin e dire James Bond è la stessa cosa. Mentre Daniel Craig, ancora una volta nei panni del più celebre agente segreto del mondo, gira a Roma l'ultima pellicola della saga alla guida di una DB10, come al solito opportunamente modificata, la casa di Gaydon lancia il Model Year 2015 della Vanquish. Sotto il profilo tecnico spiccano il nuovo cambio automatico a 8 rapporti, le sospensioni migliorate e la velocità di punta ancora più elevata. Il V12 6 litri guadagna infatti 3 cavalli e ora ne sviluppa ben 576. Grazie al nuovo cambio si passa da una marcia all'altra in 130 millesimi di secondo. La belva scatta da 0 a 100 km/h in appena 3,8 secondi. Se si preme a fondo sull'acceleratore, ovviamente in pista, in un battito di ciglia si vola a 325 km/h. La Vanquish si gusta però anche sulle strade aperte al traffico. Basta trovare quella giusta, tutta curve, meglio se deserta, e allora si può giocare a James Bond che insegue il cattivo di turno. Senza strafare però, rispettando il codice della strada. Ricordando che, anche se siamo al volante di una fantastica Aston Martin, non abbiamo la licenza di correre.